20.000 mi piace se volete vedere altri vlog del genere. Wow ragazzi, sono Henry Laz, bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui tornati con un nuovo vlog. Oggi vi farò vedere una giornata classica che facciamo qui in villa. Come vedete qui dietro ragazzi c'è la piscina. Mi sono messo all'ombra perché altrimenti il sole batte troppo. Sono già bruciato su tutte le spalle, quindi evito di stare al sole il più possibile. Ed è solo il terzo giorno in verità e sono bruciatissimo. Come vedete mi sono appena svegliato. Sono anche l'unico che è sveglio teoricamente, perché Tati deve... cioè è sveglio però ancora nel letto. Invece Fuse e Home sono ancora nelle loro strutture, nelle loro case, che stanno penso dormendo, non lo so. Comunque partirei ragazzi dalla colazione, visto che c'ho fame. Quando mi sveglio faccio sempre prima la colazione. Poi magari verremo qui in piscina. Devo dire che non fa neanche troppo caldo in verità oggi, ma vediamo che cosa mangiare prima. Allora, da bere sicuramente mi prendo il tè. Qui ci avremo anche le Kinder, però opterei più per dei biscotti tipo... fa vedere cosa c'è qui di gustoso. Gli Oreo Double cream. Ah, ma sono quelli double cream questi. Quindi c'è una doppia crema. Ok, ok. Fammi assaggiare. Non mi mangiati. Buoni. Ciao Fusgame. Ciao. Vuoi un Oreo double cream? Ah, pensavo fossero gli Oreo Supreme. Bella, grazie. Prego, Fusgame. Ho detto, adesso li vado a svegliare invece. Tu sei già svegliato. Però manco ancora Omar. Omar è sveglio. Allora dopo lo vado a prendere. Ciao di vaniglia. Te di Fusgame. Finisco la colazione e poi andiamo a prendere Omar. Colazione fatta, sto andando a svegliare Omar. Comunque avete visto la pianta che bella di cactus che abbiamo qui? Questa qui tipo se metti una mano sopra muori. Qui ci sono i nostri gatti come sempre. Proviamo a bussare. Oh, musica alta qua. Buongiorno Omar. Buongiorno Harry. Ho detto stai facendo festa con sta musica così alta. Mi sono svegliato alle 7, ho editato un video, ho fatto un bagno in piscina, ho fatto colazione, sto facendo la miniatura. Cioè Harry, ma con la maglia della Juventus lì dietro? Devi chiedere a Tati, non a me. Ah ok, pensavo fosse tu. Vabbè, comunque noi siamo svegli quando vuoi. Ok, finisco la miniatura e vengo. Guardateli come scappano. Qua c'è bella Fra. Bello Fra, come stai? Bello Fra. Guarda quello piccolo. Avevo comunque intenzione ragazzi di fare uno scherzo a uno dei tre Liz che ci sono qui in villa, appunto in questo vlog. Però deve esserci ovviamente l'occasione per farlo. Buongiorno anche a te Tati. Buongiorno. Raga, andiamo a cambiarci. Praticamente devo mettermi su il costume al posto dei pantaloncini con cui ho dormito, perché appunto oggi dobbiamo registrare. Ovviamente come ogni giorno qui non si vedrà assolutamente niente. Scendiamo la luce. Qui c'è lo specchio. L'abbiamo fatto. Mi sono messo il costume. Per te morirei. Senza pensarci due volte su. Lo sai che io lo farei. Cosa stai facendo da te? SMR, la diretta. Una diretta su Instagram. Questo è un vlog della giornata, da te. Allora, buongiorno. Con un'altra volta. Le stai prendendo. Salutare. No, è rispondere. Chiedere e rispondere col detto. Vabbè. Andrea. Buongiorno. Cosa stai facendo tu? Io sto cercando i video da fare. Ok. Perché non ho video. Gli altri youtuber mi hanno copiato tutti i video. Non so. Ah, ok. Allora, visto che ci va la piscina, adesso prendo il materassino, mi metto sopra e vado al largo così. No, sto girando raga. Raga, non ce la faccio andare verso il bordo. Ok, devo solo fare tra virgolette il primo bagno giornaliero sull'uomone. Prosegue la giornata, stiamo facendo dei preparativi per un video. Spoiler, basta. C'hai i contatti? I contatti. Ridi ti prego. Miniatura Jack. Abbiamo appena finito di registrare. Infatti qui dietro c'è tipo un macello. Chius si è fatto appena adesso una doccia. I napoletani si lavano. Tati è fisso su TikTok. Tati, hai fame? Sì. Che ore sono? Sono le 13:14. Quindi mangiamo, dici? Sì. Vabbè, aspettiamo Om che è andato in doccia, perché anche lui era tutto puzzolente, schifoso. Poi mangiamo. Però ovviamente qualcuno deve cucinare per noi. Quindi, visto che siamo in quattro, votiamo per democrazia. Secondo me deve cucinare Tati. Om, secondo te chi deve cucinare oggi? Per me deve cucinare il cuoco più bravo di questa casa. Ovvero? Tati. Andrea, chi devi cucinare oggi? Ciao Tati, ne ha 3 giorni a cucinare dopo. Tati, i ragazzi hanno votato che devi cucinare te. Certo. E quindi? Dai, alzati, ti prego, abbiamo fame. Dai, Tati, ti prego. Vabbè. Dai, Tati, ti prego. Va bene, con calma. Godo. No, no, Harry. Cosa c'è? Harry! Dov'è? Raga, visto che anche Fuse c'ha la fobia delle api, delle vespe, si sta lavando nell'altra struttura. Prendo la vespa nella ciabatta e la butto in doccia. Dai, andiamo a buttarle la cosa ad Andrea. Si sta ancora muovendo, poverina, che fine. No, il problema, raga, sapete qual è? Che è pieno di vespe, di mosche. Non ci sono tante zanzare, ma di vespe e mosche è proprio pieno. Vai, ti apri. Andrea? Vai, apri. Andrea, posso entrare? Andrea, posso? No! Andrea. Vabbè.
Te l'ha buttata addosso. Te l'ha buttata addosso. Qua è bello tutto. Poi è di merda. Andremo alla doccia. Dove è? Raga, Fuse, dovete sapere che è ancora più impanicato di Tati con le vespe. Proprio impossibile. Cioè non le regge. Andre, ma ti fanno più schifo le arance o le vespe? Le arance. No, posso con l'arancia. Le arance. Posso con l'arancia. No, le arance no. E dopo lo scherza Fuse, raga, si mangia pasta col pesto. Tati, hai fatto buono almeno? No. No, loro ovviamente registrano. Poi una bella pausa, una bella pennichella, Tati, devi fare. Ragazzi, siamo arrivati a pranzo. Vediamo se Tati ha fatto un bel lavoro. Pasta col pesto. Come si chiamano questi? Maccheroni. Rigatoni sono. Maccheroni sono. È un po' fredda. Rigatoni sì, no? Però è un po' fredda. Allora. È buona, Tati. È buona. Tati è perfetta. Non è un po' salata. No, mi piace. Vabbè. Bel lavoro, Tati. Ragazzi, abbiamo appena finito di pranzare. Cioè, da un po' in verità, 2-3 ore sono passate. C'è un bello beato lì che sta prendendo il sole. Raga, lo carichiamo e lo buttiamo in piscina. Io li riprendo. Piano, però. Dai, da dove lo faccio? Da qua? Stati, però, piano. Quindi si sveglia. Piano. Amica, c'è... Amica, c'avevi il telefono? C'avevi il telefono? No. Tanto è vuoto, bro. Non ci ho neanche pensato al telefono, sinceramente. Bella, Tati, va di sto 5. Ma non hai neanche il costume, sono mutande. Vabbè, oh. Mi dispiace, Omar. Allora ragazzi, dopo lo scherzo che abbiamo fatto a home, ci siamo messi a registrare un altro video con la vittima dello scherzo, anzi per la vittima dello scherzo. Sono le ore 18:40. Tati, adesso cosa facciamo? Niente, praticamente prendo questo pennello qua e ti faccio un cuoricino. Ok, a chi? A te. Ma non mi dai palle. Dai, Harry. Andrea, c'è un tatuaggio, vieni. No. Dai, piccolino. Dai, metti il titolo, Andrea. Un cuore. Un cuore. Tati, se ti permetti di farmi un pene, te lo giuro. Allora, giuralo. Giuro. Altrimenti te lo faccio pure giuro a te. Giuro sulla tua ragazza Giuseppina. No, papà, mamma, te che era? Allora, giuro in coppa a mamma te che faccio a un a tua mamma, no, mamma mia. Vabbè, allora, in coppa a mamma mia che faccio un cuore. Fai un cuore? Un cuore. Mamma fanno culo. Madonna. Vabbè, che disgrafia, scrivi veramente. Scrivi dentro. No, aspetta, faccio anche la freccia. Ci provo. Qua la freccia, vuoi? Ci provo. Wow, Tati, ma tu devi fare il tatuatore. Sì, tatuato. Ma posso fare il video, posso. Contattate Tatino 23 per tatuare. Fammi vedere, Andrea, che bello. Freccia alla fine. Vabbè, ma minchia, che cazzo è una freccia? Una freccia andata a male. Una freccia però... rotta. Vabbè. Però Tati, bel disegno, Gigi. Ma indelebile. Sì, andrebbe. Oh, no, te lo giuro, Andrea. Questo qua non viene via con l'acqua, semplicemente. Come via? Devi stare un po' di giorni con l'acqua. Con quello su. Qui, ragazzi, stiamo continuando a registrare cose. Questo è un video che vedrete sul mio canale. Registriamo qui in villa. Cioè, non ci grattiamo. No, Andrea, no! Andrea! Tati, buttati un attimo! Andrea! Oh, okay. Svegliati, oh! Sto facendo una gara di apnea. Ma vaffanculo, ti ho tirato la ciabatta dietro. Andrea, pensavo stessi morendo, cazzo. Ho sentito la ciabatta, infatti. Perché sennò avevo il titolo clickbait, Fuse Gamer muore in piscina. Per quello che ho tenuto subito a filmare. Comunque, ragazzi, come vedete, è calata praticamente la sera. Qui c'è tipo un panorama. Vedete tutto bianco, probabilmente. Vabbè, comunque è troppo bello. Direi che è anche arrivata l'ora di cena dopo questa giornata impegnativa. Oggi quanti video abbiamo fatto, Andrea? 8, abbiamo contato. E dopo una bella doccia rigenerante, regà, finalmente penso che possiamo mangiare questa volta. Vi sto dicendo sempre mangiamo, non mangiamo mai, faccio sempre vedere cosa faccio prima. Niente, ci becchiamo con la cena. Ragazzi, abbiamo la piadina questa sera. Ho fatto la piadina a un po' tutti questa sera, ho cucinato. Com'è Omar? Dai. Beh, ovviamente Harry non è come Romagna, però... Però ci si accontenta, insomma. No, è buona. È buona, ci sta. No, è più che accontentarsi, è buona. André? Ti odio. Spiega il perché ti odi, mi odi. Ma sai perché? Perché l'ho fatta bruciata. No. Perché? Mi ho fatto quello schizzo oggi. Raga, vado ad assaggiare il mio piatto. Ho fatto. Senti pedita un po', quindi è buona. Non è ciccosa, Harry? Non è ciccosa. Raga, la piada ciccosa. Difficile che siano ciccose le piade. Però c'è la piada che ti fa bere ad ogni morso, che proprio lo è pesante. Chiama? Ti fa bere? Col crudo, secondo me. No, ma anche solo piadina è pastosa. Ah, ok, ho capito quello che dici. Anche il formaggio filante sono riuscito a far uscire. Sono un grande. Un bambino prenderei Sara che è di Tatino. Ma non lo faccio perché io sono...
Vabbè, non c'è riuscito. Siamo cascati con le ore. Ma abbiamo sentito, Che odore, mamma mia. Però che palla. E niente ragazzi, l'ultimo scherzo non sono riuscito a farlo a Tati Fuse. Comunque mi raccomando, tanti pollicioni in su, 20.000 mi piace se volete vedere altri vlog del genere, dove semplicemente riprendo la giornata che facciamo mettendo dentro qualche scherzo, qualche cosa che facciamo appunto questi giorni in villa. Mi raccomando, un bel pollicione in su. Voglio ragazzi arrivare entro fine estate a 500.000 iscritti, quindi mi raccomando iscrivetevi assolutamente al canale, condividete il video, fate iscrivere i vostri amici il più possibile. Detto questo ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella, iscrivetevi al canale se non è ancora fatto, credo. Ragazzi, qui da LZ tutto. Oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was on.